La controversa legge ungherese approvata la scorsa settimana contro la comunità LGBT ha dominato la prima parte dei lavori del Consiglio europeo che si concluderà questo venerdì. 17 Stati membri hanno reso pubblica una lettera in cui si afferma che l'Unione europea deve continuare a combattere le discriminazioni nei confronti della comunità LGBT. Secondo il primo ministro olandese, l'Ungheria dovrebbe abrogare la legge o uscire dall'Unione Europea. Il testo di legge ungherese vieta la condivisione o la rappresentazione di contenuti omosessuali anche di natura cinematografica o letteraria diretti a persone di età inferiore ai 18 anni. Ci sono molti giovani che arrivano fino al suicidio perché non si accettano. Quindi essere colpevolizzati a livello nazionale significa non aver capito che essere gay non è una scelta, ma essere intolleranti lo è. E io ho deciso oggi di essere intollerante con gli intolleranti. Questa è la mia battaglia. Tra gli altri temi trattati anche la migrazione, i leader europei chiedono di istituire partenariati con i paesi di origine e transito. Si rinnoverà quindi il sostegno finanziario alla Turchia fino al 2024 per trattenere i migranti e rimpatriare anche quelli arrivati in Grecia. Diamo pieno sostegno all'accoglienza dei rifugiati nelle regioni limitrofe. Lo facciamo già da anni, sia sul piano europeo che nazionale. L'Austria si è già attivata ed è una buona cosa. Se la Commissione europea intendesse aggiungere ulteriori fondi, sarebbe un provvedimento più che appropriato. I 27 hanno anche parlato delle relazioni tra Europa e Russia, dopo che mercoledì scorso francesi e tedeschi avevano lanciato la proposta di ristabilire colloqui ad alto livello con il presidente Putin. Un'idea rifiutata dalla Polonia e dai paesi baltici.